Lei ha ritirato la nomina di Guadagnolo, no? Sì. Adesso proporrà al comitato un altro nome. Sì. Lo farà prendendo spunto dalla lista di curricula che sono già arrivati? Cercherà altri nomi? Ci sono anche altri nomi, Fabio. È la lista, ma nel frattempo ci sono anche altri nomi. La lista, posso dire che era qualcosa che ho fatto per me, sì, veramente. Ho fatto per me per sapere chi sono lì, sì, in Italia, che sono interessati di, per venire come segretario generale. Per Guadagnolo io pensavo che era un candidato capace, ingegnere civile, giovane, con esperienza, sì, conoscenza, sì, del territorio, tutto questo. Ho visto che c'erano preoccupazioni e ho detto al comitato scorso che io non, qua non siamo una corte della giustizia per andare nel merito. Uh-huh. Io ho detto ai componenti, se volete parlare va bene, per me va bene, se non, io ho sentito abbastanza di sapere che in un grande parte del comitato portuale non voleva ci sono preoccupazioni. Per me questo è sufficiente abbastanza per ritirare la nomina e proponiamo un altro nome. Quando pensa di questo è, devo dire, Fabio, Manlio Guadagnolo io non ho saputo al passato, solo dopo ho capito che era uno dei candidati. Abbiamo discusso con il consiglio Guadagnolo, non era affatto suggerito da qualcuno. Dal porto turistico Marina di Brindisi reclamate dei canoni arretrati, no? C'è questa richiesta che non è poi tanto alta. Passiamo questa domanda. Perché? Un'altra volta, ma perché abbiamo discusso che... mi sembra importante, visto che avete fatto causa agli agenti marittimi, volevo capire se avete intenzione di fare causa anche a Marina di Brindisi. Sì, sì, Fabio, per rispondere a questa domanda dobbiamo incontrare anche con i dirigenti che hanno il dossier della causa. L'altra domanda che volevo farle è che riguarda alcuni progetti che sono stati insomma esaminati qui in autorità portuale. I progettisti sono parenti congiunti di qualche dipendente, collaboratore? Io ho trovato solo una. Io ho detto dall'inizio che se io vedo una situazione così questa, prima di tutto io vado alla procura. Dall'inizio. Perfetto. Ho visto una cosa così questa. È andato in procura? No. Ah. Ho fermato il progetto e discutiamo se ci sono qualsiasi preoccupazione. Di quale progetto si tratta? No, ma non è importante. Non ci sono consulenze, solo il progetto di PVC che abbiamo parlato. Per la pianta organica. E poi affidamenti legali. Nel mio periodo non c'è progettazione. Nel mio periodo non ci sono. Quale motivo non si fa? Non si mettono online come accade ormai dappertutto in Italia? Se vado sul sito web del Comune di Brindisi, non trovo tutto. Io ho risposto a questa domanda che noi operiamo secondo la legge. E noi siamo, per questo motivo che dovreste mettere Fabio, noi siamo più trasparenti di tutti gli altri porti italiani perché mettiamo tutto al sito. Per quanto mi ricordo, il solo affidamento è per il Corte della Giustizia Europea.
la causa del presidente dell'autorità portuale che ora è mandata alla Corte della Giustizia europea, questo. E che è una causa che riguarda lei, insomma. Sì, sì, lei riguarda il presidente dell'autorità portuale. Quindi è fatta in carico all'autorità portuale? Sì, è un avvocato esterno al libero fondo, ma ho chiesto il parere. Però è una causa che riguarda lei, mi scusi, sì. La sfrontatezza non dovrebbe essere pagata da lei e non dall'autorità portuale? No, questa è anche una causa che riguarda l'autorità portuale, non solo Hercules.